Buonasera a tutti gli amici di Cristiani Today, benvenuti a questo nuovo appuntamento. Questa sera parliamo di un argomento di grande attualità, ma anche di grande importanza. Lo sappiamo tutti quello che la Siria sta vivendo ormai dal 2011. La guerra è iniziata proprio nel 2011 in questi luoghi, quando migliaia di siriani, insomma, cominciarono a protestare contro il regime autoritario di Bashar al-Assad, chiedendo più diritti e più democrazia. Poi, nel corso del tempo, la guerra in Siria si è piano piano trasformata, diciamo, in qualcosa di diverso. Dalla parte del regime sono infatti intervenuti la Russia, l'Iran e molte milizie sciite straniere, mentre tra i ribelli hanno cominciato, diciamo, a combattere anche diversi gruppi jihadisti. La situazione è stata poi complicata, si è complicata e lo sappiamo tutti, lo abbiamo visto anche dalle immagini dei telegiornali, con l'arrivo dell'ISIS. E la pace in Siria sembra ancora un presupposto, un qualcosa di molto lontano. E questa sera ne parliamo con il giornalista Gelsomino Del Guercio. Benvenuto. Benvenuto, grazie mille Rita, buonasera a tutti gli utenti di Cristiani Today che ci seguono in questa puntata. Ecco, come ho detto, parleremo di Siria, perché in Siria attualmente vi sono focolai sia a Damasco ma anche ad Aleppo. Ma attualmente la situazione qual è? Allora Rita, dalla Siria attualmente le notizie che arrivano sono sempre molto contrastanti, sono notizie poco incoraggianti perché continuano a ribadire un clima di guerriglia civile in corso, come dicevi tu, nelle due principali città, la capitale Damasco e la seconda città Aleppo. La situazione sembra che rispetto ai mesi scorsi si sia leggermente attenuata anche grazie alle pressioni internazionali nei confronti del presidente Bashar al-Assad. Quindi diciamo che le schermaglie tra Assad e l'esercito ribelle si sono, ecco, leggermente attenuate, questo sì, ma l'emergenza resta comunque molto, molto, molto alta. Ecco, ma diciamo, come vivono gli abitanti di quelle zone questa situazione? Sono abituati oppure diciamo, sono sempre nel continuo terrore? Guarda, ti potrà sembrare molto strano, diciamo anche molto curioso. Di recente ho seguito per Aleteia quello che diciamo, accadeva in una parrocchia cattolica di rito armeno nel cuore di Aleppo. Ebbene, posso dirti che questo clima così teso, segnato da coprifuochi, da continui attacchi, come dicevamo, tra i ribelli e l'esercito di Assad, la Chiesa riesce a lavorare in modo, guarda, sorprendente, io direi, perché cerca di alimentare quel senso di vita civile, di vita anche tranquilla, di stemperare i toni tra la popolazione, che aiuta quantomeno a vivere la guerra civile in modo, tra virgolette, più sereno. Infatti ricordo che ad Aleppo appunto veniva narrata di questa storia della parrocchia di rito armeno che organizzava una festa con la corale dei bambini della parrocchia stessa. Una festa, quindi uno ha l'immagine di Aleppo sotto i bombardamenti, di un Aleppo ricoperta da macerie, da violenza. Eppure vedi, ci sono anche queste immagini più serene. Insomma, di feste per quanto si possano definire tali, o quantomeno di un tentare di ritornare alla vita serena di tutti i giorni, Cioè, è tra le bello sapere difficoltà. anche questo e vedere, magari non sempre questo la televisione, i telegiornali lo mostrano, vedere che comunque c'è una presenza costante e concreta anche da parte della Chiesa nel mantenere anche la serenità per quello che è possibile. Sì, è proprio così. Infatti la forza, ecco, della Chiesa è che in questo momento, nelle principali città siriane, sta diventando una sorta di piccolo baluardo di serenità.
c'è un lavoro dei religiosi quotidiano e costante che va proprio in questa direzione, provare a trasmettere un minimo di normalità all'interno di un contesto che ovviamente è sociale, che come si può immaginare è totalmente disastrato. Invece cosa sai dirci delle armi chimiche? Cioè, ci sono delle indagini che certificano l'utilizzo oppure sono soltanto, diciamo, delle supposizioni da provare? Guarda, ecco, per quello che risulta in queste settimane, ecco, il discorso sulle armi chimiche è uno di quei discorsi da prendere molto con le molle, da affrontare con estrema moderazione. Sempre un religioso molto autorevole, un francescano di Damasco, della custodia di Terra Santa, padre Karakatch, nei giorni scorsi ha preso una posizione a nome un po' di tutta la Chiesa, ma una posizione anche, ecco, abbastanza diffusa tra la società civile siriana, che è quella di ribadire una moderazione quando si parla di armi chimiche e di uso di armi chimiche, perché c'è un team di esperti delle Nazioni Unite che ha effettuato una serie di rilievi e che farà tutte le valutazioni da qui alle prossime settimane più utili per valutare e determinare se sono stati utilizzati e chi li ha utilizzati. Però andare a speculare, come è accaduto molto spesso da qualche tempo, sulle responsabilità di usi di armi chimici o di armi chimiche da parte dell'esercito regolare di Assad oppure da parte dell'esercito dei ribelli, ecco, è un po' un gioco tra le parti che non fa altro che avvelenare ulteriormente il clima. Quindi io penso che la linea migliore quando si parla di armi chimiche sia quello di aspettare le relazioni degli esperti delle Nazioni Unite e non, ecco, farsi trascinare dalle supposizioni, perché chi oggi ha utilizzato le armi chimiche in che contesto non è ancora noto e questo è un dato di fatto. Io penso che anche la Siria sia un argomento dove c'è troppa spettacolarizzazione, no? Se pensiamo anche a quelle immagini che giravano dei bambini siriani, che poi c'è chi ha detto che erano anche delle cose costruite. Sì, perché vedi, ad un certo punto la Siria rischia di diventare la cartina di tornasole di uno scontro che va ben oltre i suoi confini. In questo contesto anche i mezzi di comunicazione, in modo particolare i social network, vengono utilizzati in modo speculativo, perché del dramma di cui è investita quella nazione, del dramma che vivono quotidianamente gli abitanti della Siria, questo bene o male è diffuso ed è noto a tutti. Però sono capitati anche episodi spiacevoli come circolazione di video montati ad hoc e fatti circolare. Molto forti, fra l'altro, le immagini, cioè a volte non si possono nemmeno guardare. Sono immagini scioccanti e gravi, perché speculano tra l'altro sulla pelle di una popolazione che, come ti dicevo, è una popolazione che è affranta, distrutta. Però in questo momento sfruttare il clima per cercare di smuovere l'opinione pubblica e di indirizzarla anche attraverso video virali e attraverso lo scuotimento delle coscienze di chi guarda quei video, quindi cercare di fare in modo che l'opinione pubblica si sposti dalla parte di Assad, dalla parte dei ribelli, è il danno peggiore che si possa fare alla popolazione sofferente siriana. Ecco, ma tornando alla Chiesa, qual è la posizione della Chiesa? Perché la Chiesa, in un certo senso, si schiera dalla parte di Assad? Allora, Rita, anche su questo argomento va fatta un'informazione che dal mio punto di vista deve essere certosina e corretta, altrimenti rischiamo anche in questo caso di alimentare ciò che non è. La posizione della Chiesa in Siria è una posizione molto molto chiara. La Chiesa non ha speso una causa di difesa di del presidente Assad in modo così come se stesse a difendere un criminale o una persona che ha commesso chissà quali crimini così da un giorno all'altro. La Chiesa in Siria ragiona in questi termini. Oggi c'è il governo di Assad.
la minoranza cattolica, che è una minoranza veramente irrisoria e ridotta all'interno, diciamo, di un contesto dominato dall'islamismo, è una minoranza che è tutelata, nel senso che i riti cattolici non vengono censurati dal regime di Assad. C'è una sorta di reciproco, ecco, di una convivenza reciproca senza far danni, diciamo così, nei confronti della minoranza cattolica. Un domani il mondo cattolico pensa questo: se la Siria passa alle milizie ribelli, nelle mani delle milizie ribelli, se la Siria passa su un fronte molto oscuro, perché uno Stato sostanzialmente dominato dalle milizie ribelli, con l'ombra dell'ISIS che aleggia su questo territorio, certamente non può tenere sereni i cristiani che oggi quantomeno riescono a vivere il proprio culto in modo abbastanza rispettoso. Nella Siria del domani non si sa cosa può accadere, e se purtroppo si possono verificare episodi come quelli che sono capitati nella piana di Ninive in Iraq. Noi sappiamo bene cosa è successo in Iraq, sappiamo bene che i cristiani sono stati cacciati dalle loro abitazioni una volta che l'ISIS ha preso possesso di quelle terre. Quindi ecco, la Chiesa cristiana è una chiesa che, la Chiesa cristiana in Siria è una chiesa che sicuramente è impaurita, è una chiesa che teme un futuro peggiore di quello attuale, che quantomeno preserva un equilibrio dove si riesce ancora a far vivere il cristianesimo. Per quello, insomma, non è una posizione di difesa di Assad, così prendiamo la posizione. C'è un motivo ben preciso, ecco, è normale, la Chiesa ha il suo discernimento, quindi per prendere questa posizione ha i suoi buoni motivi, che sono quelli che stai dicendo anche tu in questo momento. E io dico, aggiungo solo una cosa, Rita, che sarebbe necessario anche su questo argomento, di non speculare. La situazione in Siria è delicata e delicatissima anche per i cristiani. Di recente, come è ben noto, hanno subito, il quartiere cristiano più popoloso di Damasco è stato per settimane, come hanno denunciato diversi religiosi, sotto i bombardamenti che arrivavano dal sobborgo di Ghouta, che insomma è noto per essere stata una roccaforte dei ribelli. Quindi ci sono stati anche feriti tra i cristiani di Damasco. Ecco, perciò bisogna tener conto di diversi aspetti, anche con una certa delicatezza, altrimenti rischiamo di fare disinformazione e di non raccontare poi le cose come stanno. E credo che di disinformazione ne è stata fatta anche nel passato un po' abbastanza su questo tema, ecco perché magari ci sono varie voci e si entra poi nella confusione dichiarando poi cose che in realtà poi non sono. Io dico una cosa, assolutamente concordo, e aggiungo solo questo, che se si vuol fare un buon servizio alla popolazione sofferente della Siria, ai cristiani della Siria, la cosa più giusta è mantenere un tono di oggettività quanto più ampio, mai come in questo momento sugli organi di informazione e sui social network. Non fare questo significa solamente alimentare una spirale di odio e di violenza e di tensioni che purtroppo in questo momento non servono alla popolazione siriana, non serve tutto questo. Sono d'accordo perfettamente con te, ti ringrazio anche per aver chiarito queste posizioni, in particolare la posizione della Chiesa, ma anche per averci dato più chiarezza sulla situazione che attualmente si vive in Siria. Una cosa è certa, la pace è ancora lontana purtroppo da queste terre. Io ti dico questo, che la parola pace, che spesso, insomma, come avrai anche tu sentito, è ripetuta in continuazione da Papa Francesco. Papa Francesco ha lanciato una serie di appelli l'11 aprile per la pace in Siria. La parola pace in questo momento rischia di essere soffocata da questo scontro tra fazioni che ormai purtroppo sta stringendo in una cappa la Siria. Le fazioni ormai sono quelle degli stati occidentali che appoggiano Assad,
quella della Russia e di altri stati che appoggiano l'esercito ribelle. Rischiamo di essere risucchiati in questo conflitto, in questa contrapposizione che allontana la parola pace dalla Siria. Quindi anche per questo conviene supportare la tesi della linea morbida mediaticamente di tutto ciò che riguarda la Siria in queste settimane, in questi mesi, con l'auspicio, ecco, che in un futuro, diciamo, prossimo, quantomeno un alleggerimento delle tensioni poi possa materializzarsi, anche grazie agli appelli continui del nostro pontefice. Grazie Gelsomino per questa chiacchierata, grazie per la tua disponibilità, per il servizio che fai, ecco, a proposito di mezzi di comunicazione attraverso il tuo lavoro. Grazie a te per insomma, la disponibilità e per questo confronto che speriamo sia stato utile soprattutto per gli ascoltatori di Cristiani Today. Ecco, quindi, infatti io invito pure i nostri amici a riascoltare la puntata che troveranno tra qualche minuto già carica nel canale YouTube per chi magari non si fosse collegato per tempo. Grazie Gelsomino. Grazie a voi, una buona serata e un saluto a tutti gli utenti di Cristiani Today. Ciao Gelsomino, grazie. E grazie a tutti voi per averci seguito anche questa sera e noi ci risentiamo la prossima settimana. Buona serata.